Prevenire l'infarto, il diabete oppure alcune neoplasie grazie all'intelligenza artificiale. La diagnostica infatti trova un nuovo alleato per una maggiore capacità di analisi, che potrebbe portare ad una maggiore comprensione delle malattie e ad una migliore capacità di profilassi. Anche i medici molisani guardano verso nuovi orizzonti offerti dagli innovativi sistemi informatici in grado di modulare il pensiero umano. Lo fanno a Isernia durante un incontro promosso dall'Ordine dei Medici in cui vengono svelati gli ambiti in cui l'intelligenza artificiale può essere adoperata. Grazie agli algoritmi, infatti, sarà più facile stabilire quali siano i rischi in cui possono incorrere alcune tipologie di pazienti. Uno strumento molto utile per il medico per individuare la soluzione terapeutica più idonea rispetto alla patologia di cui soffre il paziente e anche prima che il paziente si ammali per fare prevenzione personalizzata. Se il medico ha la possibilità di conoscere quali sono le risultanze delle risonanze magnetiche o delle tomografie assiali computerizzate che hanno interessato milioni e milioni di pazienti, è in grado di anticipare se la paziente che deve visitare è esposta o corre il rischio che possa ammalarsi, perché ha un osservatorio molto più ampio di quello di cui altrimenti potrebbe disporre. Se questa nuova tecnologia lascia ben sperare per il futuro, si aprono anche nuovi scenari pericolosi. Gli algoritmi potrebbero inficiare alcuni ambiti, da quello assicurativo a quello legale. Ci sono anche degli aspetti critici, come qualsiasi cosa, qualsiasi evento nuovo, che possono andare ad incidere sulla privacy, sui dati sanitari. Pensate che cosa significa avere tutti questi dati, milioni di dati, che vengono gestiti dai delinquenti, significa andare a rubare l'identità, andare a rubare i dati, andare a rubare le carte di credito, ma addirittura andare a dire se hai diritto o meno ad avere un'assicurazione sulla vita, oppure ad avere un mutuo. Ecco, questo dobbiamo stare attenti che il percorso sia virtuale e che ci porti soltanto a fatti positivi e non a deviazioni delinquenziali.